Allora, non so, questa vita non so se l'ho detto. Forse sì, l'avevo detto. Qui ci sono tre oggetti, si vedono in parte alla vita. Sono tre oggetti speciali, qualcuno mi ha colpito. Il primo è per rigenerare tutti alla fine, in caso sono morti tutti. Il secondo è una pistolina per darti un tot di vita, che di solito dovrebbe essere vinto, non sono sicuro. La terza, un'altra pistola, non so cosa fa perché non l'ho mai vinta. Posso vincere, comprare, però comprare devi prenderti prima i soldi veri, dopo comprarteli. Quindi forse l'ho vinta, non mi ricordo, forse l'ho anche vinta, ma con la memoria, con la grandissima memoria che ho, me lo ricordo di sicuro. Intanto ho fatto strage, vediamo la ricerca di mutanti. Dopo vediamo un pochino qui. Niente, niente, giù là ce n'è un altro. Buono, adesso vi mostro come ricaricare i proiettili, che ormai li ho finiti. Si va qui dove c'è il proiettile, si fa E, si aspetta che scarichi la barra, bene, finito, a posto. Semplice. Prendere un bicchiere d'acqua. Avvelenata. È una facile e semplice. Semplice berla. Se vuoi morire. Quanto sono simpatico. Oh, uno alla volta, eh. Non è che posso sparare a quattro contemporaneamente. Mister Mouse del cacchio. Certo sei un deficiente, però c'eri lì, potevi ucciderlo. Dovrò proprio cambiare lo ste mouse. Mi sto già stancando. Eccolo là, l'hanno visto, l'hanno ucciso. Ok, bene. Siamo già al nono round. Magari riusciremo a farli anche tutti. Bene, bene. Arrivano i classici mutanti che già abbiamo visto già nella Predator e nel rumore. Qui c'è un... sono arrivati anche quelli invisibili. Fa per dire, perché sei un conocchio lì vedi. Bene. Wave 10 adesso, se non mi sbaglio, dovrebbe esserci il semi boss. Lì ci sono dei nemici, lanciamo una granata. Qui sciocchiamo due tizi. Ne sciocchiamo un altro. D'altro qui sempre dentro. Allora, è arrivato il momento di spiegarvi cosa vuol dire la barra qui sotto con la lettera F, che ovviamente avrete votato. Appena si carica del tutto, noi schiacciamo F. Schiacciando F ci avvelociteremo e aumenteremo i danni che fanno i proiettili. Intanto questo qui mi sta massacrando. Datemi una mano, per favore. Grazie. Ecco, quello lì era il semi-boss. Credo, non ne sono sicuro, era più grande degli altri, aveva quelle spine, quindi... Però di solito se mi posso somigliava un tizio enorme con i muscoli, vabbè. Avranno cambiato qualcosina. Con calma, ne sto uccidendo due, non puoi venire! E ditemelo che c'era il muro creepy. E potevate dirmelo che lì si cadeva. Merda! Finito le munizioni! Fuori la Desert Eagle. Ah, dall'altro lato il tavolo con le munizioni. Dico. Ah, sono un killer. Ok. Bene. Sopra dove c'è il numero di round c'è il tempo, il punteggio e c'è il numero di nemici che ci sono nel round. Magari ve ne eravate già accorti, però in caso non ve ne eravate accorti ve l'ho detto. Tanto qui c'è troppa gente per i miei gusti. Come sempre, secondo me, perché sono più forte, direi che è arrivato il momento di mostrarvi la quinta arma, la pistolina. Qui ci facciamo un'indignazione, vi ricordo che è una medicina, non è cocaina, è chiaro, non è droga, è una medicina che ci serve per recuperare vita. Ok, devo controllare più spesso il numero dei proiettili. Allora, lì sopra ci deve essere anche l'ultimo, no, è in un altro luogo. Andiamo a cercarlo, che così passiamo al round 13.
No, ma non è qui. Ah, eccolo giù là. Si nascondono sempre. Hanno una cagarella terribile. Sono dei cagasotto. E schiattano. Allora cerchiamo qualche altro nemico, ma mi sa che si sono ritirati tutti su. Quello, se vedete una cosa del genere vuol dire che un vostro compagno sta riposando in pace, ma non vi preoccupate, tutti hanno 3 vite e quindi possono tornare in vita. Lì col fucile non mi piace neanche un po'. Oh, potevi schiattare, no? Qui non c'è gente. Lì ce n'è uno. Allora adesso ce n'è ancora uno. Non sa dov'è. Ah! Ok, a posto. Bene. Adesso cerchiamo qualche. Sono cadute delle casse, noi prendiamo la granata, la buttiamo là sopra che ci sono dei altri tizi e gli facciamo un bello scherzetto. Vai. Aia. F. Speed up, power up. Il tempo è la barra, non so se adesso avete visto che dopo averla caricata non l'abbiamo fatto partire, è iniziato a scendere. Appena arriverà alla fine è finito il potere est. Quindi un potere a tempo, non sprecatelo. Bene. Adesso ricarichiamo, visto che abbiamo solo 18 munizioni. Mio, appena ricaricato. Già me le fai sprecare, cacchiarola. Allora, come possiamo notare da su in alto a destra, che c'è il numero dei giocatori, uno è andato. Poverino. Una volta che si è morti nella bio, non si può più rientrare. Cioè, in un'altra bio, la stessa partita, no. Un'altra cosa di restrizione, se sono già passati un tot di round, in base al numero di round che ci sono, non puoi entrare. Perché se non è, grazie a tutti, non fa niente. Un cribio, quelli li uso quelli esplosivi. Appena vedete che esce il punto esclamativo, scappate. Io scappo lo stesso. Perché appena si avvicinano fanno partire contro la rovescia. Ma porco cane. Dove cacchio è andato? Una sulla. Se ne è giunto un altro. Ma ero convinto di avergli sparato da giù di sotto. Non l'avrò beccato bene oppure è sopravvissuto. Semplicemente semplice. Che cacchio. Oh, iniziamo a ragionare. Questa sì che è un'arma. Cribbio. Inutile avere una buona arma se dopo ti vai a incastrare contro il muro. Non vi pare questo mio ragionamento? Stammi distante! Io ci tengo la pellaccia. Vai. L'unico brutto di quest'arma è che è un pochino letta da ricaricare. Noi ce lo faremo bastare il tempo a disposizione per ricaricarla, invece no. È bello che non la stavo neanche ricaricando. Andiamo a recuperare la parte dell'armetta che ci piace un casino. Gli diamo una bella ricaricata. Prendiamo una granata e la lanciamo in quella finestra perché mi sembra sospetto.
E io, siccome sono un grande tiratore, non ho centrato la finestra. Devo cercare i deficienti che sono sopravvivi e ad eliminarli. Io sono scrupoloso, la ricarico già. Eccolo giù là, l'ultimo. Prendiamo il coltello che così andiamo più veloce.